clamoroso, nonostante l'insabbiamento delle notizie, siamo venuti a conoscenza di una notizia riportata quasi in silenzio dal Fatto Quotidiano sui rapporti tra 'Ndrangheta e dirigenza Inter. Questa notizia mette in luce quanto questa società sia al centro di scandali e che per nascondersi tramite amici, come abbiamo visto nel caso spionaggio alla Juventus o nel caso perquisizione in casa Milan, fa partire delle indagini ad hoc per nascondere le loro pratiche illegali. Ascoltate tutto il video, è scandaloso. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Iscriviti al gruppo Telegram, link in descrizione. Il club nerazzurro si ritrova in una congiuntura intricata, come evidenziato dall'ultima uscita del Fatto Quotidiano. La dirigenza dell'Inter e in particolar modo esponenti della 'Ndrangheta della Curva Nord sono al centro di un'indagine per le connessioni ormai consolidate tra il club e la 'Ndrangheta, ma il dilemma appare estremamente complesso. È la primissima volta che un club di Serie A, o per essere precisi la sua dirigenza, è convocata davanti a una commissione antimafia. Questo è quanto accaduto a Milano l'altro venerdì, quando dinanzi alla commissione antimafia del Consiglio Comunale hanno testimoniato due vertici dell'Inter. Pertanto, il presidente dell'entità di controllo Adriano Raffaelli, assieme al dirigente Gianluca Cameruccio, hanno fornito chiarimenti su una materia estremamente delicata, la curva nord dell'Inter e le sue interazioni con la 'Ndrangheta. Il capo dei sostenitori, Vittorio Boiocchi, era stato assassinato il 29 ottobre 2022. Ma vi sono ulteriori particolari, come quelli dell'indagine Digos a seguito del decesso del tifoso Dede Belardinelli, perito durante gli scontri in occasione di un match Inter-Napoli del 26 dicembre 2018, o ancora l'intimità del leader ultra Marco Ferdico con Antonio Bellocco, reo di associazione mafiosa e ultimo erede di un clan di spicco. E ora, una domanda per voi, spettatori. Credete a contatti reali con la 'Ndrangheta? Credete che dietro calciopoli, spionaggio, eccetera, possa esserci tutto questo? Condividete le vostre opinioni nei commenti, perché il calcio è di tutti e la sua pulizia riguarda ogni appassionato. È naturale che gli investigatori interroghino la società e i suoi dirigenti, visto i contatti assodati tra loro e la 'Ndrangheta riguardo dialoghi con i capi curva. E che dire di Mistadio, l'ente condiviso con il Milan che detiene i diritti sull'area circostante il Meazza, dove nel contratto si afferma che è concesso al concessionario l'incarico a terzi o con gli obblighi imposti dalle normative, incluse quelle antimafia. In precedenza, infatti, un'impresa di parcheggi selezionata da Mistadio aveva annoverato tra i suoi collaboratori un individuo direttamente collegato a Boiocchi, ma anche ai cartelli della droga e al capomafia Giuseppe Calabrò.